Pia. Dammi la mano, Pia. No, poverina. Pia? Mio bambino, la mia bambina, la mia bambina. Dei capelli sembra un Nesquik. Ogni volta si fa il codino. Cosa stai per crollare? Bambina, cosa fai, bambina? Pia, cammina bene. Cosa fai, bambina? Tira sulla testa. Pia? Tira sulla testa, bambina, brava. Ma se vuole camminare come Giada all'incontrare. Giada cammina bene. Ogni volta si fa il codino. Oggi l'ho trovata che si stava slegando il codino. Bacino. Grazie. Guarda, 1, 2, 3. Dai, uno anche a te. Dai, di nuovo, 1, 2, 3. Buonasera, allora praticamente adesso vi dico che ore sono le 6:30 e sono giornate frenetiche queste qui tra compiti, video lezioni, cose strane che mi escono a me, cucinare, veramente. Poi Pia sta mettendo gli ultimi denti e quindi è sempre appiccicata, perciò riesco a fare poco e anche lei è un po' noiosetta. Comunque, adesso sto andando a preparare la cena. Stasera facciamo il polpettone ripieno di spinaci e formaggio. Poi volevo fare la focaccia col formaggio e le carote bollite. Questa qui sarà la nostra cena. Poi in teoria domani ci sarebbe necessità di andare a fare la spesa, ma non ci posso andare, quindi non so come fare. Adesso vediamo se ha voglia e andrà Maurizio, non lo so. Vabbè, comunque vi faccio poi sapere cosa studierò per domani. Adesso vado a preparare questo polpettone, vi faccio vedere come lo faccio, ma tanto non è niente di che, niente di... volevo solamente dirvi che appunto sono purtroppo giornate un po' così in cui riesco a registrare poco perché devo stare dietro a loro, poi... cioè faccio sempre le stesse cose. Piego i panni, fanno i compiti, cerco di pulire, mettere in ordine, di fare la lavastoviglie, questo faccio. Tutti i giorni sempre le stesse cose, non potendo uscire. E con loro in casa, secondo me, è vero che per tante persone è un disagio perché la gente va a lavorare, non sa dove lasciare i figli e tutte queste cose qua, e sono assolutamente d'accordo. Però per me personalmente è un casino, vanno, vengono, poi hanno i compiti. Per carità, se fossero a casa e avessero le video lezioni al mattino e quindi devo raggrupparli non si sa dove, perché dove la tengo Pia tutto un giorno, tutta una mattina? Non è che posso chiuderci in bagno. E quindi poi al pomeriggio fargli fare i compiti sarebbe ancora più stressante. Però anche così devo dire che non è che sia proprio leggera. Non è che sia proprio leggera come situazione, nel senso che essendo loro occupati su, se loro non fossero proprio in casa, io con Pia me la porto avanti e indietro che cade. E le cose riusciamo a farle, invece su non posso andare, quindi i letti rimangono da fare. Poi al pomeriggio loro devono fare i compiti, lei la devo far dormire e quindi non riesco a fare i letti neanche di sopra. Cerco di dare una sistemata, gli dico a loro prima di andare a dormire di sistemarseli,
Ma così non è vivere. La gente che dice ma hai casino. Certo, sì, ho casino perché o sto dietro ai bambini che fanno i compiti oppure metto a posto la casa. Cioè, ho due mani e sono una sola. Quindi sì, c'è casino. Perciò adesso vediamo un attimino cosa riusciamo a fare, cosa riesco a combinare. Per il momento vi dico è così. Poi sto tempo non è che aiuta. Prima guardo l'orologio, pensavo che era tardissimo. Ho detto chissà che ore sono, è già così buio. Era le 5 e mezzo, 5 e 25. Che tristezza. E quindi adesso vediamo un attimino. Comunque, cioè, le cose da fare sono quelle. Mi dispiace, certe volte non riesco a trovare il tempo proprio per filmare. Perché appunto per quello che faccio delle ricette. Perché così almeno vi faccio vedere qualche cosa. Perché sennò quello che facciamo, o che faccio io, è sempre uguale. L'unica cosa che ho fatto di diverso è stata stamattina perché Pia si è svegliata, l'ho attaccata alla tetta perché si è svegliata che voleva la tetta, si è riaddormentata, Giorgia ha iniziato la video lezione di arte dove c'era la professoressa che parlava, oltretutto anche di cose interessanti, non è che, però era talmente tanto brava che io mi sono addormentata, appisolata, vabbè. Comunque abbiamo dormito praticamente, io ho appisolato mezz'oretta e lei invece ha dormito un po' di più e poi mi sono alzata, sono venuta giù, Gabriele ha fatto i compiti, l'aria sole, c'è cioè, un casino pazzesco. Comunque adesso prepariamo questo polpettone così ceniamo presto perché se no ceniamo sempre tardissimo e anche di questo sono stufa. E quindi niente. Prepariamo il polpettone. Allora, per iniziare ho messo in padella gli spinaci in foglioline surgelati. Ci ho messo poi un po' di sale, un po' di cipolla in granuli e adesso li lascio raffreddare. Qui invece ho impastato la carne trita, sono due confezioni, con le uova e il formaggio grattugiato. Adesso vado ad aggiungere un po' di cipolla in granuli e un pochino di pangrattato, compatto bene e poi passiamo alla fase successiva. Intanto stiamo sgranocchiando questo misto piccante che io adesso poi mi lavo le mani e non lo posso più sgranocchiare perché c'è dentro l'amido di frumento e sennò Gabriele non può mangiare il polpettone. Davvero, davvero molto buono e per nulla piccante. Allora, adesso io l'ho unto un po' troppo, vabbè, comunque vado a stendere l'impasto su un foglio di carta da forno per tutta la grossezza, perché poi così ci andiamo a mettere il Arriva ripieno. sinceramente meglio. Adesso sono andata a versare sopra gli spinaci, li spalmo, li spargo bene tutto intorno, lasciando un bordo di 1 cm all'incirca lungo tutto il contorno. E poi andiamo a metterci anche la mozzarella. Ok, dopo aver sparso gli spinaci, sono andata a mettere 2 file di mozzarella per pizza, una un pochettino qua più vicino e una quasi verso il fondo. Vi faccio vedere più o meno, ecco così. E adesso vado ad arrotolare.
E faccio così per via. Mi è rimasto solo più da fare questo. Ho già dato una bella botta, la lavastoviglie sta andando. Adesso appena finisce la scarico, vado a metterci dentro queste ultime cose. Intanto preparo la caffettiera a Maurizio per domattina, e che da domani praticamente cambia un pochettino orari, quindi sarà un po' critica, diciamo, e vado a pulire la cucina che ne ha assolutamente bisogno. Nel frattempo guardo il video di Robertina, quindi non vi faccio vedere mentre pulisco, ma vi farò poi vedere dopo il risultato.